Ciao a tutti, oggi è domenica 15 ottobre 2017. Ora sono a Bari, ma oggi vi porterò con me altrove. Andremo non molto lontano da Bari, in effetti, a Locorotondo, dove il club AC Storico ha deciso di organizzare un evento molto ma molto interessante. Riunire possessori e ovviamente anche appassionati, perché dove ci sono i possessori ci sono gli appassionati, di auto storiche, quindi auto classiche, sportive, di lusso, di una certa età, ma che si mantengono ancora bene. Riunirle in piazza Antonio Mitrano, e alcune di esse percorreranno anche un circuito per delle prove di regolarità. Basta chiacchiere, andiamo alle prove. What a wonderful world. Le auto continuano ad arrivare, ma l'evento sembra già quasi al completo. Piazza Antonio Mitrano, quello Corotondo, è quasi tutta piena. Come avete visto in queste prime immagini, è piena di Jaguar di ogni età, Alfa Romeo, ci sono due o tre Alfa Romeo Montreal addirittura, Alfa Spider, qualche Ferrari, un sacco di Volkswagen, delle Abarth d'epoca. Qui abbiamo anche il roadbook, perché ovviamente ci sarà un circuito sul quale verranno svolte delle prove di regolarità. Speriamo di riuscire a dare un'occhiata anche al circuito. Tra l'altro c'è anche una rarissima Mini De Tomaso e una Corvette Stingray degli anni 70. Insomma, è un evento veramente molto molto interessante. What a wonderful world. Insomma, facciamoci un giro tra le macchine più interessanti di questo evento, di questo ruota nella storia, quello Corotondo. Qui ci sono tre, non una, non due, tre Alfa Romeo Montreal, rarissime, viste al Museo Storico Alfa Romeo di Arese qualche mese fa. Ce n'era una praticamente identica a questa arancione e sono veramente, veramente elegantissime. Poi, come avrete potuto già notare, c'è una favolosa 911 targa degli anni 70. E anche questa da filo da torcere alle altre partecipanti di questo evento, in quanto a bellezza, in quanto ad eleganza e, diciamocelo, anche in quanto a sportività. C'è un pagodino da Roma e giusto un paio di Alfa. C'è chi a Locorotondo oggi ci è venuto con una Hyundai, familiare come me, e chi ci è venuto viaggiando sul velluto con una meravigliosa Rolls Royce direttamente dagli anni 50. Un Beetle di un azzurro molto affascinante e un Bulli. Un Bulli che purtroppo ora è chiuso. Cercherò di farvi vedere dal finestrino gli interni di questo Bulli. Chi non sognerebbe un appuntamento romantico su questi sedili, che sembrano veramente, veramente morbidissimi, con flute e una bella bottiglia di spumante. Altre Alfa, e qui, tra le Alfa, quasi un'intrusa, c'è questa Lotus. Veramente, questa Lotus dovrebbe essere un Esprit. Ha fatto un casino imbarazzante entrando. Interni che sembrano uscire e molto probabilmente escono da un film di James Bond degli anni 80 e 90 soprattutto. Infatti Turbo Esprit, lussuosissimi gli interni, e immagino la guida con quel cambio manuale deve essere qualcosa di eccezionale. Un'altra Porsche targa, leggerissimamente più anziana della precedente, in blu. Mamma mia, è veramente, veramente bella. Diamo un'occhiata a questi interni neri in pelle, se si riesce a vedere qualcosa dal finestrino.
questo lato un'auto chiamata Arroganza, una incredibile Fiat Uno Turbo. Guardate che scarico enorme. Mamma mia, sprezza veramente arroganza da tutti i pori. Turbo, iniezione elettronica. Accanto alla Uno Turbo, per nulla arrogante ma molto elegante, c'è una Morgan. E alle mie spalle una 124 Abarth. Non la nuova basata sulla Mazda MX-5, bensì la 124 Rally Sport originale. Mentre tutto intorno vi sono le sirene. Ah, ecco. Mi chiedevo se ci fosse un blitz o qualcosa del genere, ma sono gli alfisti in pattuglia. Quasi di stare in un film degli anni 70 con tutte queste Giulietta a sirene spianate. Qui c'è, come avrete potuto sentire e notare prima, una Mini De Tomaso. E se negli anni 70 non eravate in Italia ma negli Stati Uniti d'America, vi ricorderete di questa Corvette. Vediamo un po' gli interni. Che belle le auto con carrozzeria targa, permettono sempre di dare un'occhiata molto più approfondita agli interni, anche quando sono chiuse. Prima di dare un'occhiata più da vicino a queste auto degli anni 70, degli alfisti in pattuglia. Gli alfisti in pattuglia, caso non li conosceste, sono una onlus, fanno parte di una onlus benefica e vanno in giro per l'Italia con le loro meravigliose Alfa. Ma non sono Alfa come tutte le altre, sono Alfa che hanno avuto un passato in carabinieri, in polizia, tutte quante a sirene spianate. Poi c'è questa Giulia della squadra mobile, cercare di farmi spazio tra la folla, che è veramente, veramente stupenda, a mio parere. Ah, una Giulia T addirittura, a mio parere, una delle più belle dell'evento. Vediamo un attimo gli interni anche di questa. Mamma mia. Fondoscala a 200 km orari. Diciamo che i criminali dell'epoca non avevano molto scampo. Sperando che anche oggi con la nuova Giulia i criminali del 2017 non avranno scampo ugualmente. Cavolo, mi ero proprio perso l'arrivo di questa favolosa Giulia degli anni 60. Del 66, se non ricordo male. Magari vi metto qui a video tutte quante le info di quest'Alfa. Insomma, devo dire che venire qui a Locorotondo è stato davvero un piacere, per due motivi. Sia perché non avevo mai visto questo meraviglioso paese, ovviamente ci tornerò perché dista nemmeno 60 km da Bari, sia perché l'organizzazione dell'Automobile Club Italia, del club AC Classiche, di questo evento Ruote nella Storia, è stata veramente impeccabile. Ringrazio quindi per l'invito il nostro amico Michele Perla di Targa Puglia, l'AC, e non da ultimo il nostro amico Gio Gelonese di Roads of Puglia e Santa Fraschini per la collaborazione per questo video. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi in caso vi sia piaciuto lasciateci like, commenti, condividetelo, insomma fate voi e iscrivetevi al nostro canale. Ci vediamo al prossimo video.